Crescenzo non riesce a girarla, però attenzione al tiro fuori. Sono un po' confusionarie. Palla ora gestita sulla destra, prova a girarsi, il tiro di Ferreri fuori di pochissimo. Bisogno di esagerare con i falli. Ferreri qua la tiene. Lancio, attenzione, Cortesi! La piazza all'angolino basso, proprio Cortesi. Leonardo Cortesi va a segnare lui. 1-0 per il Campus Biomedico. Ferreri con il destro, palla deviata sulla traversa. Si muove invece adeguatamente Zà, attenzione, riesce ad allargare il pallone, grande azione. Palla verso Ferreri, forse un po' troppo lunga. Zà si lamenta molto col suo compagno, c'è ancora il tiro di Ferreri però da posizione impossibile. Arriva il 2-0 del Campus Biomedico. Che serata, la serata che potrebbe dire salvezza per i ragazzi in maglia bianca. Campus Biomedico, mentre Priolo qua, grandi giocate, ancora Priolo che allarga sulla destra, va a terra uno dei ragazzi del Campus. De Bonis quasi distende. Dell'Atletico Fiumicino evidentemente non c'era nulla. Palla ancora tagliata, autorete! Autorete pazzesca del Campus Biomedico, che riapre la partita da sola praticamente. Ora il risultato è di 2-1. Siamo entrati nel 24esimo praticamente. De Crescenzo che prova a girarsi, riesce a girarsi in qualche modo, allarga sulla sinistra verso Melillo. Melillo! Il tiro che non prende il giusto giro ma spaventa il portiere. Va De Bonis con il destro. De Bonis, arrivano tre fischi, come tre sono i punti del Campus Biomedico, che si avvicina così alla salvezza. Dovrà attendere i risultati delle avversarie Biological Print e Barcellona Caffè, ma ha fatto veramente una gran partita questa sera. Arriva il 2-1 che sancisce la fine di quest'ultima giornata di campionato in Serie A2. Però abbiamo raggiunto l'obiettivo del terzo posto e quindi praticamente abbiamo sfruttato queste partite per fare più presenze ai ragazzi che non avevano le presenze, per poter sfruttarli durante la Coppa Promozione, e poi abbiamo la Coppa Italia che siamo in secondo turno. Finalmente ce l'abbiamo fatta a vincere una partita anche soffrendo. Però è stata una bella prestazione. Purtroppo quest'anno ci è mancato forse anche il gruppo in certi momenti, per problemi personali ci siamo un po' disgregati, un po' di sfortuna, e non ce l'abbiamo mai fatta a concretizzare. Invece oggi finalmente, ripeto, una bellissima partita da parte di tutti. Anche quelli entrati nel secondo tempo hanno giocato veramente bene e siamo soddisfatti.